e cominciamo, diciamo così, con il corpo del simposio, anzitutto chiedendo al cardinale Fernando Filoni, che è prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, è stato grande amico. Io ho potuto gioire della sua amicizia quando eravamo ad Hong Kong. Lui era però, diciamo così, il grande tessitore dei rapporti tra Vaticano e Cina e della Chiesa in Cina, ma adesso è oltretutto nostro padrone di casa, al quale va il nostro ringraziamento per aver potuto tenere il simposio qui in questa bellissima sala. Grazie. Grazie padre Bernardo. Come padrone di casa, allora anch'io vi devo dare il benvenuto in questa nostra casa. E lo do facendo anche un piccolo esercizio, molti lo faranno in questi giorni, circa il legame che ciascuno di noi, o personalmente, oppure come istituzione, ha con Madre Teresa. Madre Teresa, devo dire, che appartiene prima di tutto alla nostra congregazione per due ragioni fondamentali. La prima è perché fu proprio la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli a cui lei si rivolse che la autorizzò a creare l'Istituto della Missionaria della Carità. E il mio predecessore a quel tempo, ben volentieri, in una lettera a Madre Teresa l'autorizzava a cominciare questa sua opera. La seconda ragione è perché lei scelse come nome missionaria della carità per la sua istituzione. Dunque, se missionaria appartiene alla nostra congregazione, che è una congregazione missionaria. Dunque, ci sono motivi particolari per cui la nostra congregazione legata a Madre Teresa, personalmente anche per degli incontri che durante il mio servizio anche in Cina, a Hong Kong, ebbi modo di incontrare. E poi vorrei dire la presenza delle religiose missionarie della carità in tanti nostri paesi missionari fa sì che non solo le religiose attuali, ma prima di tutto Madre Teresa sia considerata cittadina del mondo. Dunque è difficile pensare che ella non appartenga a tutto il mondo, in particolare al mondo missionario. E ancora devo aggiungere, perché lei ci ha dato una chiave di come si può intendere essere chiesa nel mondo di oggi. Più la Chiesa è vicina a Gesù Cristo, più partecipa della sua missione, annunziare il Vangelo, e al tempo stesso partecipa della passione di Cristo. E Madre Prema, che è qui presente, sa bene come anche le ultime sofferenze della congregazione per l'eccidio, per la morte delle religiose, pochi mesi fa ha avuto luogo, quattro religiose ad Aden che sono state trucidate, altre tre precedentemente nello Yemen. Dunque porta la testimonianza ancora di Madre Teresa e della sua congregazione nel mondo missionario, e questi sono i frutti del suo straordinario amore per il mondo missionario, per i popoli. Quando Giovanni Paolo II, beatificando Madre Teresa proprio nel giorno della giornata missionaria mondiale del 19 ottobre 2003, diceva: "Non è forse significativo che la sua beatificazione avvenga proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra la giornata missionaria mondiale? Con la testimonianza della sua vita, Madre Teresa ricorda a tutti che la missione evangelizzatrice della Chiesa passa attraverso la carità, alimentata nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio. Emblematica di questo stile missionario è l'immagine che ritrae la nuova beata mentre stringe con una mano quella di un bambino e con l'altra fa scorrere la corona del rosario.
contemplazione e azione, evangelizzazione e promozione umana. Madre Teresa proclama il Vangelo con la sua vita, tutta donata ai poveri, ma al tempo stesso avvolta nella preghiera. Parole di Giovanni Paolo II, che anche lui adesso, santo, la prenderà per mano domenica e l'accompagnerà a questa nostra liturgia. Madre Teresa ha uno stile missionario, fatto di contemplazione e azione, evangelizzazione e promozione umana. La sua proclamazione del Vangelo viene fatta mediante il dono di sé ai poveri e mediante la preghiera. La cifra di lettura del suo essere missionaria viene tutta racchiusa nella carità. Madre Teresa è una missionaria della carità e questo è proprio il nome non casuale della sua congregazione, un nome che racchiude l'essenza della missionarietà di questa donna e della missione della Chiesa in quanto tale. Madre Teresa sente l'attrattiva per la missione fin da giovanissima. Quando partecipa alle attività del sodalizio, un gruppo di preghiera e aiuto alle missioni, e all'occasione di incontrare dei padri gesuiti che erano missionari in Calcutta. Giovanissima entra, come sappiamo, nella congregazione delle suore di Nostra Signora di Loreto in Irlanda e quando viene mandata in India trova negli ultimi destinatari della propria missione e rispondendo a una insopprimibile chiamata, fonde le suore missionarie della carità nel 1950 e i fratelli missionari della carità nel 1963. E poi un'intera famiglia missionaria che si allarga, include laici, cooperatori, persone nei vari modi coinvolte nel carisma missionario di Madre Teresa. Il carisma dei missionari della carità così viene spiegato. Noi siamo missionari, ciò significa che siamo stati mandati. La nostra missione è fare in modo che la buona novella venga sperimentata specialmente dai più poveri tra i poveri, da coloro che sembrano, almeno apparentemente, più lontani o fuori dall'amore di Dio. Noi trasmettiamo questo messaggio spesso più con gli atti che con le parole. Carità è un'altra parola per amore. Noi preghiamo ogni giorno che possiamo essere strumenti o canali dell'amore di Dio. Dio ha reso se stesso in Gesù il fratello di tutti. Per il nostro battesimo anche noi siamo chiamati ad essere fratelli per ogni persona, con i poveri al centro della nostra famiglia. Questa cristologia che è al centro della vita spirituale e dell'attività di Madre Teresa è la chiave di lettura di tutto. Se non si comprende questa cristologia, non si comprende nemmeno con chiarezza tutta la sua personalità. Dunque la missione della carità consiste nell'essere mandati a far sperimentare l'amore di Dio proprio a chi ne sembra più lontano. Esplicitamente la missione di Madre Teresa consiste nell'essere strumento o canale dell'amore di Dio. L'essere canale dell'amore è un'immagine significativa. Significa essere umili portatori dell'acqua che dissete i poveri, un'acqua che scorre e non si ferma, sempre in cammino, nella capacità di vedere in ogni povero l'immagine di Gesù che ha sete. Madre Teresa teneva fisso lo sguardo su Gesù crocifisso, privato di ogni consolazione, solo, disprezzato, spogliato di tutto, moribondo, assetato. Dio fatto uomo ha una sete infinita e Madre Teresa ha dedicato la vita a saziare questa sete infinita e ardente di Gesù. Come ricorda San Giovanni Paolo II nel discorso della beatificazione, cito, il grido di Gesù sulla croce, o sete, che esprime la profondità del desiderio di Dio dell'uomo, è penetrato nell'anima di Madre Teresa e ha trovato terreno fertile nel suo cuore. Placare la sete di amore e di anime di Gesù in unione con Maria, Madre di Gesù, era diventato il solo scopo dell'esistenza di Madre Teresa. E la forza interiore che le faceva superare se stessa e andare in fretta da una parte all'altra del mondo al fine di adoperarsi per la salvezza e la santificazione dei più poveri tra i poveri. Questo concetto dell'andare in fretta,
è un concetto mariano, e già questa sarebbe un'altra chiave di lettura della personalità spirituale di Madre Teresa. La missione di Madre Teresa consiste nel dissetare con acqua e con amore, in una sintesi delle opere di misericordia corporale e spirituale. Madre Teresa ama rappresentare questa missione in termini di strumento, lo abbiamo sentito tante volte, essere un canale, essere la matita, come spesso diceva. Il suo essere missionaria consiste nel lasciare passare l'amore di Dio, nell'essere come uno strumento delle sue mani, senza alcun protagonismo. Il soggetto è Dio, che dà l'acqua del suo amore e che scrive la nostra storia. La forza della sua missione di carità veniva infatti dal continuo contatto con il Signore. Nel rigido programma di vita delle missionarie della carità, il tempo della preghiera contemplativa è lo stesso del lavoro attivo. L'Eucaristia è il centro della missione e muove questo donarsi senza fine fino a quando fa male, come ancora ricorda San Giovanni Paolo II, e cito, la sua grandezza risiede nella sua abilità di dare senza calcolare i costi, di dare fino a quando fa male. La sua vita è stata un vivere radicale e una proclamazione audace del Vangelo. Ricevendo il premio Nobel per la pace nel 1979, Madre Teresa diceva: ha fatto male a Gesù amarci, gli ha fatto male. La sua missione è amare, come Gesù Cristo, fino quando fa male. E così continua. E per essere sicuro che ricordassimo il suo amore, il suo grande amore, si fece pane della vita per soddisfare la nostra fame del suo amore. La nostra fame di Dio, perché siamo stati creati per questo amore, diceva ancora Madre Teresa. Siamo stati creati a sua immagine, siamo stati creati per amare ed essere amati. Ed egli si è fatto uomo per permettere a noi di amare come lui ci ha amato. Egli è l'affamato, il nudo, il senza casa, l'ammalato, il carcerato, l'uomo solo, l'uomo rifiutato. E dice: l'avete fatto a me. Parole di Madre Teresa. La missione di Madre Teresa si fonde sulla consapevolezza che siamo creature letteralmente affamate di amore, affamate di Dio, perché siamo stati creati per amare ed essere amati. In Gesù Cristo Dio si è fatto pane per soddisfare la nostra fame, indicandoci quale è la via dell'amore, e ci ha anche svelato il volto divino di ogni povero che ha fame, perché Gesù Cristo stesso è l'affamato, e Gesù stesso, continua Madre Teresa, è affamato del nostro amore. Dunque Gesù è l'affamato ed è anche il pane per sfamare. E la missione di Madre Teresa consiste nel portare ai poveri, agli umili, ai moribondi, agli abbandonati, l'amore di Gesù Cristo, riconoscendo in loro stessi il vero volto di Gesù. Gli stessi poveri restituiscono l'amore di Gesù a Madre Teresa, che spesso si sofferma a raccontare il sorriso dei suoi poveri, il loro morire sorridendo e ringraziando, il loro donare amore mediante la riconoscenza. Il povero è l'immagine di Gesù che ha sete, ha fame, che è nudo, che è solo. Il sorriso del povero che ringrazia è il sorriso di Gesù. Madre Teresa porta l'amore di Gesù agli ultimi e da loro riceve l'amore di Gesù in persona. Si tratta di un concetto di povertà molto profondo. I poveri sono gli indesiderati, i non amati, e Madre Teresa sottolinea spesso come tale povertà possa essere sperimentata anche nei paesi ricchi, anche da parte di chi non ha fame di cibo, perché la vera fame è fame di amore. Madre Teresa vedeva realmente nei poveri la presenza di Gesù e nel discorso in occasione del premio Nobel ancora afferma: forse svolgiamo un lavoro sociale agli occhi della gente, ma in realtà siamo contemplative nel cuore del mondo, perché tocchiamo il corpo di Cristo 24 ore al giorno. Abbiamo 24 ore di questa presenza. La missione del Vangelo di Gesù
avviene nella sua stessa presenza, amando come egli ha amato e riconoscendo nel prossimo lo stesso Gesù. Si vive nella sua presenza. Per questo, paradossalmente, il servizio ai poveri, ai sofferenti, ai moribondi appare una missione gioiosa. Tra le caratteristiche richieste alle suore della carità, infatti, c'è l'indole allegra e l'immagine delle missionarie della carità è come quella di Madre Teresa, l'immagine di donne semplici, attive, accoglienti, forti, serene, allegre. L'amore è allegro, di quel gaudio evangelico che Papa Francesco pone come nome della stessa missione della Chiesa. La gioia del Vangelo non è mai anestetica nei confronti della sofferenza, significa invece viverla fino in fondo. Madre Teresa ha sperimentato l'abbandono, il buio, la desolazione interiore, senza mai interrompere la sua missione di amore. Infatti, con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia, diceva Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica sulla gioia del Vangelo, in cui parla proprio di Madre Teresa come esempio, insieme a San Francesco, di una fede che cambia il mondo, amandolo nelle sue fragilità. Scrive Papa Francesco, cito: chi oserebbe rinchiudere in un tempio o far tacere il messaggio di San Francesco d'Assisi e della Beata Teresa di Calcutta? Essi non potrebbero accettarlo. Una fede autentica, che non è mai comoda e individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto e amiamo l'umanità che lo abita, con i suoi drammi, con le sue stanchezze, con i suoi anelli e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. Nel nome stesso che Madre Teresa scelse per se stessa troviamo la chiave della missione della carità. Infatti scelse il nome di Teresa pensando a Santa Teresa di Lisieux, che nel 1927 fu dichiarata patrona speciale di missionari, uomini e donne esistenti nel mondo, al pari di San Francesco Saverio, pur essendo sempre vissuta nel suo Carmelo, perché lo scopo della sua vita era sentirsi nel cuore della Chiesa l'amore. Esattamente come Madre Teresa, missionaria della gioia, del Vangelo, missionaria della carità. E vorrei concludere queste parole con un aneddoto, direi un miracolo, Madre Teresa. Un miracolo di Madre Teresa, dove però nella canonizzazione non sarà solo canonizzata Madre Teresa, ma tutta l'opera delle missionarie della carità. Tutte le missionarie della carità domani saranno canonizzate. Vi ricordo, io ero a Baghdad nel 2004, dopo la guerra, erano anni terribili perché c'erano attentati continuamente e a Baghdad c'era una piccola presenza delle missionarie della carità. Anni prima Saddam Hussein aveva affidato alle missionarie della carità un piccolo centro dove si raccoglievano bambini fisicamente e mentalmente handicappati. Io ne trovai 25, erano appena 5 suore. Loro, con la loro attività, dar da mangiare a 25 bambini handicappati, che erano nei lettini, era difficile. Quando arrivava il momento di mangiare, urlavano tutti. E bisognava avere più mani e più persone per dare da mangiare. Loro coinvolgevano i vicini. A quel tempo anche alcune soldate americane andavano a dare un aiuto. E io dissi alla superiora: sì, è bello, ma state attente, perché questa presenza militare, perché arrivavano con le camionette, arrivavano con le armi, arrivavano vestite da soldati, creerà un problema perché metteranno qualche bomba vicino a voi, perché non riusciranno a distinguere i terroristi, l'opera vostra, dai militari.
esattamente qualche mese dopo, proprio davanti alla casa delle suore della carità, misero un'autobomba. Io non ero molto lontano, sentì questa grande esplosione, poco dopo venne informato che era di fronte, proprio davanti alla casa delle suore della carità. Allora immediatamente andai a vedere, preoccupato per i bambini e le suore che erano lì, e quando fui accolto, ovviamente un'auto che esplode fa molto danno, vidi i danni che c'erano, ma chiesi subito alla superiora: come state? Come stanno i bambini? E lei disse: venga a vedere. C'erano pezzi di ferro conficcati dovunque, c'erano i vetri rotti, la porta che era stata scardinata, danni dovunque, comprese nella cappellina, ma solo dove c'erano questi 25 bambini non si era rotto nemmeno un vetro. E io ho detto: beh, qui Madre Teresa ha detto, qui ci sono io, qui non si tocca niente. E fu veramente per me un miracolo. Anche loro dicevano: qui vediamo la presenza di Madre Teresa, che non ha voluto che questi 25 bambini fossero toccati dalla cattiveria umana. E con questo aneddoto, ma ne potrei raccontare altri, concludo il mio intervento e vi ringrazio per la vostra pazienza.